Vedete, in Italia c'è una domanda patologica di giustizia. Ogni anno in Italia vengono iniziate più cause civili di quante ne vengono iniziate in Francia, Spagna e Gran Bretagna sommate insieme. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Siamo un po' litigiosi. No, non è che siamo litigiosi, è che in Italia violare la legge conviene. Questo è. Altrove no, e quindi ci stai attento. E così come stai attento a fare causa se hai torto, perché ti disfano. Il problema è che invece di affrontare dal lato della domanda, la si è affrontata dal lato dell'offerta. Perché bisogna ridurla la domanda patologica? Perché guardate, la durata dei procedimenti dipende in larghissima misura dal loro numero. Faccio un esempio, semplifico brutalmente, ma è per farmi capire. Se un giudice ha un processo da fare e questo processo richiede 4 udienze, si fa in 4 giorni. Se sono necessari adempimenti tra un'udienza e un'altra, tipo andare a cercare dei documenti, fare una perizia o trovare dei testimoni, che richiede, mettiamo, 1 mese, quel processo si fa in 4 mesi. Ma se il giudice ha 2.000 processi sul ruolo e la prima udienza libera ce l'ha dopo 1 anno, 4 udienze sono 4 anni. Questa è la ragione per cui i processi durano tanto. Non perché anche, si perde anche tempo perché abbiamo un codice scritto da menti malate. Ma ci torno su questa cosa qui del codice. Allora, bisognerebbe controllare la domanda introducendo delle deterrenze serie. Non esiste che tu fai causa se sai di avere torto senza apprezzabili conseguenze. Qualcosa hanno fatto col contributo unificato, eccetera, però sono cose che non distinguono bene tra chi ha torto e chi ha ragione e quindi non vanno tanto bene. Bisognerebbe farle dure verso chi ha torto, non verso chi ha ragione. La risposta che è stata data invece è stata quella di aumentare la produzione. Aumentare la produzione fino a livelli dissennati come quelli, e fino a quando c'erano soldi, poi non c'erano soldi neanche prima, facevano il debito pubblico, ma quando non hanno più potuto aumentare il debito pubblico per i vincoli internazionali, hanno detto, aumentiamo la produzione con l'organizzazione. Allora sono nati i grandi venditori di fumo in questo paese, tutti grandi organizzatori. L'ex presidente della Corte d'Appello di Torino godeva di buona stampa perché ha inventato il progetto Strasburgo, tutti dicevano che Torino era il modello da imitare. Poi si è visto che una bambina violentata a 7 anni ha visto dichiarare la prescrizione del suo processo quando ne aveva 27 in appello. Perché durante la presidenza del grande organizzatore la pendenza della Corte d'Appello Penale di Torino è passata da 8.000 a 24.000 processi. Sono capaci tutti di organizzare così. Se la coperta è corta, tiri da una parte e scopri dall'altra. Certo che il civile andava meglio, ha trasferito le risorse dal penale al civile, ma il penale è crollato. Questa è la questione. Allora, godeva di così buona stampa che l'hanno fatto persino capo dipartimento organizzazione giudiziaria. È una illusione. Io sono stato mandato, altro sopruso del CSM, a fare il corso per dirigenti. La legge non prevede che i magistrati di Cassazione lo facciano, però il Consiglio ha detto lo fai lo stesso. Questo fa parte. Perché siccome potresti decidere di andare a fare il presidente di un ufficio di merito, fai il corso per dirigenti. Sono andato a fare questo corso dove c'era della gente che non aveva la minima idea di cosa fosse un ufficio giudiziario come docenti e ho sentito delle cose terribili. Ho detto ma sono su scherzi a parte, non può essere vero che la scuola di magistratura mi manda a fare un corso così, cioè il CSM attraverso la scuola. Perché hanno detto allora siccome non ci sono più soldi e voi quando sarete a capo di un ufficio chiamerete il sindaco e gli direte caro sindaco, siccome frequentemente la sua amministrazione ha a che fare con noi, sarà meglio che lei cacci soldi, uomini e mezzi, perché sennò qui le cose non vanno bene. Io ho alzato la mano e ho detto, ma voi l'articolo 317 del codice penale, concussione, l'avete mai letto? Questa roba qui si chiama concussione. Io ho arrestato un sacco di gente nella mia vita che faceva così. Non si può, è un reato. E non puoi dire al sindaco ti metto paura se non mi dai i soldi. Ma anche se lo fai per il tribunale, non per te, non si può. Seconda roba, mi hanno insegnato la formula di magazzino. Io ho pensato, ma questi qui pensano che noi fabbrichiamo bulloni. Perché non si spiega altrimenti, non è la stessa cosa. Le sentenze sono un prodotto artigianale, sono fatte ognuna per conto suo, non è che le puoi fare in serie. Alcune si potrebbero fare in serie, ma questo è un altro problema. E quindi ho visto queste cose. Allora, la prima cosa è intervenire sul lato della domanda e non sul lato dell'offerta. Noi attualmente lavoriamo il doppio dei nostri colleghi francesi e il quadruplo dei nostri colleghi tedeschi. Allora, quando un altro grande venditore di fumo, Renzi, dice adesso per far funzionare la giustizia riduciamo di 15 giorni le ferie dei magistrati. A parte che da quando me le hanno ridotte mi sono aumentate, ma questo è un altro discorso.
perché questo capita spesso quando i cazzari fanno presidenti del Consiglio. Perché? È l'eterogenesi dei fini, no? Sono incapaci. Perché noi avevamo 45 giorni di ferie l'anno, che poi sono tante quante ne hanno i marescialli dei carabinieri, non è che ne abbiamo diverse dagli altri. Però dobbiamo depositare le sentenze che introitiamo, quindi bisogna scrivere, per cui una parte di ferie se ne vanno per scrivere questi provvedimenti che uno ha introitato. La nuova legge dice no, 30 giorni di ferie, però netti, quindi il Consiglio Superiore ha dovuto dire, vabbè, allora ci vuole il periodo cuscinetto, perché prima di andare in ferie devi scrivere le sentenze, però non puoi fare altre udienze, perché sennò quando le scrivi le sentenze per forza in ferie, e prima di ricominciare le udienze devi avere il tempo per studiarti i fascicoli. Quindi alla fine sono diventati qualcosa di più, sono diventati 50 giorni, ma questo fa parte della incapacità di chi legifera. E, però capite che la scemenza è pensare che la durata dei processi dipenda da quei 15 giorni di ferie, tant'è che ha anche detto, ma adesso faremo una legge per dire che i processi devono durare un anno, ma perché non 6 mesi? 15 giorni. Allora, mi voglio rovinare il signore. Ma insomma... L'avrete letto I Promessi Sposi, il tumulto del forno delle grucce, quando il gran cancelliere Ferrer trovò che essere il pane a un prezzo equo fosse un'ottima cosa e pensò, e questo fu il suo errore, che bastasse un suo ordine per ottenerlo. Il risultato è che i fornai il pane non lo fanno più. Questa è la questione. Allora, tu non puoi pensare che i processi durano tanto perché la gente è ozia, visto che la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia dice che lavoriamo il quadruplo dei tedeschi e il doppio dei francesi. Devi creare le condizioni per cui possono durare meno, e la condizione per farli durare meno è farne pochi, e puoi farne pochi se bastoni chi ha torto, perché così non ti fanno fare i processi. Vedete, negli Stati Uniti il 90% degli imputati si dichiara colpevole, perché se si dichiarano non colpevoli e poi li condannano, li disfano. Questa è la questione. E, vedete, e quindi patteggiano e non quindi, si fa il processo, e quindi il 90% si dichiara colpevole, l'88% patteggia giù di lì, insomma, una cosa. Il processo alla Perimeson si fa nel 4% dei casi, a parte il fatto che è fantascienza come Star Trek, il processo alla Perimeson, il pubblico ministero negli Stati Uniti non perde mai, ha perso una volta con O.J. Simpson e dopo 20 anni ne parlano ancora. Non perde mai perché l'azione penale è discrezionale, se non è sicuro non va a giudizio, se il processo si mette male ritira l'azione, non si va a sentenza, quindi come fa a perdere? È impossibile. Comunque, questa è la prima cosa, è incidere sul lato della domanda. La seconda cosa, rivedere le norme processuali, che anche queste qui sono delle robe che non ci si può credere. Adesso vi dico una cosa che probabilmente voi non immaginate. Le prove che vengono acquisite durante le indagini, salvo casi particolari, non valgono nel processo. Bisogna rifarle. Io una volta, quando facevo il pubblico ministero, esaminavo, come dice il codice, un teste, una persona di buona cultura ma estranea al nostro mondo, e quando io gli ho chiesto di riferire al tribunale i fatti di cui era a conoscenza, e lui mi ha detto, ma io confermo tutto quello che ho detto ai carabinieri. Il presidente gli ha detto, noi però non sappiamo che cosa lei ha detto ai carabinieri, ma non perché è negligente, perché non lo può sapere, per legge non lo può sapere. Allora questo qui l'ha guardato stranito, ha detto, ma veramente non sapete cosa ho detto ai carabinieri? E dice, no. E come fate a giudicare? Io volevo alzarmi e andarlo ad abbracciare, perché è una persona sana di mente che entra. Che entra in un'aula di giustizia e vede quali regole folli applichiamo. Ma vi faccio un esempio. I processini di tutti i giorni, processi facili, lasciamo perdere i processi difficili che comunque sarebbero complicati con qualsiasi codice, ma i processi facili da noi sono difficilissimi e facciamo delle cose prive di senso comune, che se un contribuente onesto che paga le tasse e vede come buttiamo i soldi si arrabbia e non le paga più neanche lui. Allora, allora sentite un po', i processi normali sono fatti sostanzialmente soltanto dalla deposizione testimoniale dell'operatore di polizia che è intervenuto. Quello che ha arrestato lo scippatore, quello che è intervenuto nello spaccio di droga, eccetera. La loro attività è seriale, perché gli scippi sono più o meno tutti uguali, le piccole rapine sono più o meno tutte uguali, il piccolo traffico di stupefacenti è fatto di episodi tutti uguali, non anni dopo come capita da noi, ma neanche mesi dopo sono in grado di ricordarseli. Allora hanno fatto subito un'annotazione di servizio, scritta, che sta nel fascicolo del pubblico ministero e che il giudice non può leggere, perché per fargliela leggere al giudice bisogna che ci sia l'accordo delle parti. Ma la difesa non dà mai il consenso, perché sennò come si fa ad arrivare alla prescrizione, se si fa presto?
e quindi bisogna farlo venire a testimoniare. Questo arriva e dice: io non mi ricordo, chiedo di consultare gli atti a mia firma. Il codice lo prevede, il giudice autorizza a consultare gli atti a sua firma. Allora il pubblico ministero gli consegna la notazione di servizio che lui ha scritto, mettiamo 3 anni prima, lui la legge, noi registriamo la lettura e poi facciamo trascrivere la registrazione della lettura di un atto scritto che abbiamo già da un'altra parte. Ma capite che è una roba da menti malate? Allora, perché? Perché il nuovo codice di procedura penale si fonda sul dogma della oralità. Ora, io ho sempre detto che l'oralità segna il ritorno al neolitico, perché la scrittura fu inventata per fissare il ricordo delle persone. Ma la cosa più stravagante è una norma che io la prima volta che l'ho letta ho detto: è uno scherzo, mi avete fatto un codice falso per scherzo, che dice: della relazione peritale si può dare lettura solo dopo l'esame del perito. Ora, attenzione, quello nominato dalle parti non è il perito, è il consulente tecnico nel processo penale. Il perito è quello nominato dal giudice. Il giudice non può leggere la relazione del suo perito che ha nominato lui se prima non lo esaminano le parti. Ma cioè, ma vi sembra una roba normale? Ma cioè, uno dice... Di più, ne hanno fatta una che è troppo forte. All'inizio del codice almeno c'era l'esposizione introduttiva, cioè il pubblico ministero spiegava al giudice su che cosa doveva giudicare. Diceva: allora, tu giudice sei chiamato a decidere se questi sono colpevoli di questo reato di cui li accuso, e li accuso di questo reato perché ci sono questi elementi di prova di cui ti chiedo l'ammissione. Dice: no, perché questa roba qui non va bene, perché il giudice non deve sapere di che cosa si occupa, se no ha dei pregiudizi. Ma cioè, allora, a parte il fatto che questa teoria, che è tanto scema come quella dell'oralità, il giudice deve essere la pagina bianca su cui le parti scrivono, può andare bene per uno che fa il giudice popolare una volta nella vita. Per uno che fa il giudice di mestiere, se non sa niente, si basa sulle sue precedenti esperienze. E se la sua esperienza precedente è che di solito gli imputati sono colpevoli, ci mancherebbe che fossero normalmente innocenti. Qualcuno è innocente, ma di media gli imputati sono colpevoli. Io ricordo un presidente di sezione del Tribunale di Milano che mi faceva morire da ridere, perché cominciava tutti i processi dicendo all'imputato: lei che cosa ha fatto? Se quello gli diceva niente, diceva: su, non dica così, se l'han portata qui ci sarà una ragione. Che in effetti statisticamente ha un suo perché. Beh, c'è anche il caso di un presidente di corte d'assise di Torino che, sì, famoso, che disse: portate dentro gli assassini, sì, disse, alla prima fate entrare gli assassini alla prima udienza. Ricusato all'istante. Comunque, allora, riscrivere i codici. Io non sono un civilista, perché ho fatto civile un anno all'inizio della mia carriera, poi non ho fatto più, se non qualche volta in cui mi è stato ordinato dall'ex primo presidente, quello prorogato per decreto legge, un'altra vergogna anche quella lì, dal governo, che mi ha ordinato di offrirmi volontario per fare delle sentenze alla quinta civile, che è un arrestato mostruoso. Questa roba qui, però, ti ordino di offrirti volontario, ma che roba è? che volontarietà c'è? Vabbè. Comunque, per quello che ne ho capito, è che continuano a fare riforme del processo civile in cui cambiano i nomi alle cose, ma una sentenza rimane una sentenza, in qualunque modo tu la chiami, la puoi chiamare ordinanza, decreto, dichiarazione verbale, tu sempre devi conoscere le cose di cui ti stai occupando, devi studiarle e devi decidere, e poi devi scrivere perché hai deciso. Allora, invece di fare 50.000 riti con 50.000 nomi diversi, bisognerebbe cercare di semplificare il procedimento anche lì, e questa è la seconda cosa. La terza cosa è non fare i processi se sono inutili. Allora, noi abbiamo una larghissima percentuale di processi che si concludono con condanna a pena sospesa. Mi sono sempre chiesto: ma perché devo fare un processo per condannare uno a una pena che non sarà eseguita? Non possiamo invece che sospendere la pena, sospendere il processo? Cioè dire all'inizio: allora, se sei d'accordo, invece di farti il processo, sospendiamo il processo. Se non ne fai più, fra 5 anni questo processo si estingue. Se ne fai un'altra, ti facciamo il processo per quella nuova e per questo. Come si fa per la condizionale, per la sospensione condizionale della pena? Ma almeno non facciamo il processo. Invece così facciamo un sacco di processi inutili. E guardate che poi ci vuole un'amplissima depenalizzazione. Nella depenalizzazione del 2000, fra le altre reati, hanno depenalizzato la sfida a duello. Adesso io, mese prossimo... Hanno deflazionato parecchio. Faccio 40 anni di magistratura, non solo non ho mai visto un processo per sfida a duello, ma non ho anche mai sentito parlare da chi aveva già 40 anni di carriera quando io ho cominciato. Io conosco una sola persona che vuole la sfida, Massimo Fini, che da anni sfida Vittorio Feltri a duello perché vuole sparargli, ma non riesce che l'altro non accetti. Perché è depenalizzato.
lo può sfidare impunemente. Allora, però non hanno depenalizzato il delitto di cui all'articolo 462 del codice penale, falsificazione o alterazione dei biglietti delle imprese di pubblico trasporto. Detto così sembra una roba orribile. Erano quelli che cancellavano con la gomma il biglietto della metropolitana per timbrarlo un'altra volta. Per un biglietto che quando io ero in appello costava un euro, facevamo tre gradi di giudizio. Primo grado, appello e Cassazione, per dare la pena sospesa tra l'altro. In larga misura allora si facevano anche i processi agli irreperibili, perché poi se questi non erano stati identificati dalla polizia erano un nome inventato dato ai controllori dell'ATM di uno che tu non sai neanche se esiste realmente. Poi venivamo condannati dalla Corte di Strasburgo, giustamente, dice, ma voi siete matti, fate i processi agli irreperibili, che non sa neanche che c'è il processo. Vabbè, ma comunque anche quelli reperibili, quelli pena sospesa, ma che pena è davate per un biglietto cancellato? Ma 6 mesi appena sospeso. 6 mesi per un biglietto? Credo sia, questo sia solo tu puoi dare 6 mesi. Ma no, mesi. Ma era il minimo della pena, era un anno, meno l'abbreviato, meno le generiche. Devi. Beh, un biglietto cancellato. È un plotone di esecuzione. Cioè, se è il minimo della pena, mica posso dargli meno. Allora, ma la cosa è questa, chi fa questo lavoro di solito non è un lord inglese in vacanza in Italia, è un disgraziato che non ha neanche gli occhi per piangere, perché sennò non cancellerebbe il biglietto a metropolitana. Sono tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e spendevamo circa 3.000 euro solo per l'onorario del difensore, dei contribuenti. Ma dico, ma non è meglio depenalizzarlo? Non prendiamo i soldi della sanzione amministrativa? Fa niente, abbiamo risparmiato 3.000 euro, oltre al funzionamento del tribunale. Oppure un'altra roba senza cervello. A Melegnano c'è il famigerato casello terminale dell'Autostrada del Sole. Adesso capirete perché dico famigerato. Perché molti autotrasportatori entrati a Salerno, perché prima l'autostrada non si paga, pagano introducendo biglietti falsi, rubati o scambiati, da cui risultano entrati a Casal Pusterlengo. Il sistema informatico di Autostrade per l'Italia intelligente fotografa la targa. Autostrade per l'Italia, che è la concessionaria, le autostrade sono di proprietà dello Stato, sporge querela. Sono migliaia di querele, migliaia. Siccome il casello di Melegnano sta nel circondario di Lodi, che ha una procura piccola piccola, questi non ce la fanno a fare tutti questi processi, non riescono neanche a identificare chi era alla guida. Allora cosa fanno per sopravvivere? Sull'assunto che sono padroncini e che quindi ognuno si guida il suo mezzo, mandano a giudizio il proprietario del mezzo, perché quello è più facile identificarlo, basta prendere dal pubblico registro automobilistico chi è il proprietario. Siccome un'altra specialità italiana, anche questa unica al mondo, è che l'imputato può anche non venire al suo processo, all'estero ti arrestano se non ti presenti, e quelli non vanno, per cui il giudice di Lodi non gli può neanche chiedere scusi ma guidava lei, per cui li assolve tutti. La Procura Generale di Milano, perché poi ci mettiamo anche noi del nostro, le appella tutte, chiedendo alla Corte d'Appello di accertare chi era alla guida. Nel frattempo sono passati 3 anni, il cronotachigrafo si conserva 1 anno. Però io quando ero in Corte d'Appello, siccome sono un po' rompiscato, l'ho provato a identificare chi era la guida, perché dico, vabbè, ma però pure questi hanno fatto appello, devo farlo, il mio mestiere. Una volta ho scritto ai carabinieri della stazione di Catania Zia Lisa, cioè io anche lì pensavo fosse uno scherzo, c'è una stazione dei carabinieri che si chiama Zia Lisa, perché c'è un quartiere di Catania che si chiama Zia Lisa, e dicendo, ma insomma, questo camion però... di una pensione da Zia Lisa, no? Devo... Sì, e... Questo trasportatore è titolare di un'impresa di trasporto, deve avere il registro, perché il codice della strada prevede il registro di imprese di trasporto. Allora ho scritto alla stazione carabinieri, andate a prendere il registro di imprese di trasporto. Questi mi hanno risposto, hanno detto che non ce l'hanno. Allora io ho fatto un decreto di perquisizione, in cancelleria se lo guardavano tutti, perché non avevano mai visto un decreto di perquisizione fatto da Corte d'Appello, perché di solito li fa il pubblico ministero, massimo i giudici di primo grado, ma è rarissimo. In Corte d'Appello non si era mai visto un decreto di perquisizione. E però siccome non si può ha leggere... avuto una fortuna tremenda questo autotrasportato a imbattersi tra tanti giudici. Allora arriva questo, cioè non potevo leggere il decreto in udienza perché la perquisizione è un atto a sorpresa, quindi non si può dire al difensore adesso facciamo una perquisizione, perché quello chiama il suo cliente e dice guarda vengono a cercare quella roba lì, nascondila. Quindi tra l'altro le telefonate tra il difensore e l'imputato non sono intercettabili, quindi non potremmo, anche se lo sapessimo, farci niente. E l'ho detto prima che il codice è una scritta per tutelare i farabutti, mica le persone per bene. E allora
rinvio l'udienza citando il comandante della stazione Carabinieri che venga a riferire. Per cui questo arriva la volta dopo e mi porta il verbale di vana perquisizione, perché è andato a cercarli ma non ce li avevano i registri. Allora io gli ho detto: senta maresciallo, lei sa di essere un ufficiale di polizia giudiziaria? Certo. Sa cosa dice il codice della strada a proposito delle imprese di trasporto? Dice, se me lo ricorda, dice che quando lei accede a un'impresa di trasporto e chiede in visione i registri e non, quelli dicono che non ce ne hanno, deve intimare loro di munirsene. Al secondo accesso deve chiudere l'impresa se non li esibiscono. Mi dice, così dice? Dico, così dice. Allora mi dice, però sa, Catania non è Milano. Dico, intende dire che il codice della strada è diverso? Dice, no, il codice della strada è uguale, però c'è più tolleranza. Dico, no, guardi, qui tolleranza zero. Se non hanno il registro delle imprese, lei deve chiudere l'impresa. Tira giù la sarcinesca e mette i sigilli. Perché non possiamo lasciare andare in giro un mezzo che non si sa che cosa trasporta, dove va, chi lo guida, con tutte le cose brutte, tra l'altro, che avvengono in Sicilia. Quindi, ma questo per dirvi, allora, può essere mai che il tempo, poi vi chiedete, ma perché in 5 anni non hanno ancora fatto il mio processo? Perché stanno perdendo tempo a fare tutte queste stupidaggini? Siccome la proprietà dell'autostrada è dello Stato, ma quanto ci vuole a dire, cara Autostrada dell'Italia che sei il mio concessionario, io ti autorizzo ad applicare 10, 20, 100 volte il pedaggio dalla più lontana stazione, quando hai un biglietto alterato, falsificato, scambiato, ma non intasarmi la procura di Lodi con migliaia di querele, perché mi paralizzi gli uffici giudiziari. Non ci vuole tanto, però queste cose non le fa nessuno, anzi io ho la sensazione che ci facciano fare processi inutili così non facciamo quelli utili.